Chiaro. Ciao Sorrisini, ciao, chiaro. Buongiorno, buongiorno, chiaro. Buonasera, benvenuti in questo video nuovo. E niente, vabbè, questa è casa nostra. Questo è quello che capita a casa nostra. Alessio in giubbotto, occhiali, Mattia c'ha un po' di febbre. Caramello? E niente, ma Thomas che mangia le caramelle. Allora, questo video non era previsto su YouTube, però ci tengo a farlo, perché se siete qui è perché avete visto il post che abbiamo appena pubblicato su Instagram e il video su TikTok. Così vi spieghiamo un pochino di cose, cioè vi spieghiamo, partiamo da zero. Partiamo da zero significa partiamo da zero. 4 settimane fa, mezzetto fa circa, quando praticamente inizio a non sentirmi molto bene, mi sento strana. Allora, premettiamo che avevo, cioè che ho avuto già 3 gravidanze, quindi il mio corpo si accorge subito quando c'è qualcosa che non va. Quindi dentro di me ho detto... qua c'è qualcosa che non mi torna. Mattia, stagli il dito dal naso. Quindi cosa ho fatto? Mi ho detto, vabbè, dobbiamo fare questo test. E questo è il risultato. E niente, quindi ad oggi è un po' presto, nel senso che solitamente si aspetta la fine del terzo mese, io sono al secondo mese, quindi era presto per annunciarlo, però... conoscendovi, il fatto che sono stata anche assente un paio di settimane, perché davvero non mi sentivo proprio bene, nausea, insomma è stato difficile per me rimanere attiva sui social, tanti si erano già comunque accorti della mia assenza e che forse c'era qualcosa che non va, e iniziavano ad arrivarmi già dei messaggini, quindi insomma ho preferito dirvelo. E poi senza mentire, senza prendere sulla lingua, subito, no, è che, cioè, io non sono tanto scaramantica, nel senso che assolutamente si aspetta. Noi ci auguriamo che vada tutto bene. Vorrà dire che faremo un percorso più lungo insieme. E niente, adesso lascio la parola a chi per primo? A me. Togliti il giubbotto. A me, dai la parola a me. Dai la parola a te, però tolto il giubbotto, dai. Dai, Ale, ce la posso fare, ti prego, togli il giubbotto. Bello. Vabbè, allora, parola ad Ale. Allora, Ale, ora stanno mangiando, continuando a mangiare. Cioè, qui dovrei essere io quella che, con le voglie, invece le hanno loro. Io fame, io. Ah, comunque questa è Ellie, è la prima eco, che abbiamo fatto vedere anche nella foto. Io la mangiamo. Allora, vai, ma Ale, cosa ne pensi di questa cosa? Sì. Cosa sì? Dai, Ale! Dai, fai il serio. Io lo sapevo già. Lui lo sapeva già, è vero, perché, boh, se lo sentiva. No, è vero, questa è una cosa vera. Io sono intelligente, quindi ho capito. Cos'è? Che te non bevevi, visto che ogni volta che andiamo al bar ti bevi sempre 7 vini. Ma non è vero! Non può dire questa cosa, censuriamo. Magari prendo lo spritz, avevo già il sentore, non me lo sono preso. Prendo quanto? Gli spritz. Prendevo. Non è vero, Ale, dai, ho preso comunque qualche analcolico. Quella volta avevo preso analcolico a succo di frutta. Sì, perché avevo un sentore, però, ma mamma mia, Ale, però. E poi, quando parlavi... Ale, zitto, zitto. Quando parlavi a bassa voce, facevi finta che io non capivo, però io capivo. Ma non è vero, era perché avevo solo un dubbio, nessuno sapeva se era effettivamente questa cosa o meno. Quindi, vabbè, ma a parte questo... A parte il discorso, non lo sapevo. Dai, un altro commento a caldo, cosa ti aspetti? Che sia un fratellino, che sia una sorellina? Femmina. Ale dice che è femmina. Ale, però, tutto il video così. Sì, io voglio la caramella. Ma date una caramella anche a Mattias, bravo. Sì, sì. Thomas, andiamo su Thomas. Tommy, dici la tua. Sei contento? Oh, joy. Sì. E tu cosa pensi che sia? Sei contento? Ma... Maschio. Mattias, che è riuscito ad avere una caramella. Che io sono buono. Che ha sotto sotto è buono. Beh, cosa pensi tu? Di questa cosa? Cosa pensi tu di questa cosa? Ha la febbre. Sì, hai la febbre, quindi bastano 2 parole, dai. No.
Adesso mi dico. Così. Il mese sarà femmina. Femmina? No, pensate tutti che sia femmina. Sei un altro fratellino? Io ho detto maschio. Thomas, è vero. Thomas, inizio una domanda. Quando è che i bambini iniziano a dormire da soli? Non lo so perché. Cioè, in che senso? Dormono sempre anni? Da soli? A che anni? 5. Ma dormono sempre da soli? Più o meno, no. Quando dormono non con voi in camera, intendo. Ale, teoricamente potrebbe già dormire nella sua camera, nel lettino. Ci sono delle telecamere dove si può monitorare il bambino anche di notte. Non è detto che dormi in camera. Cioè, quando è un po' più indipendente, non lo so, verso l'anno, perché? Perché? Perché dopo in camera deve dormire. Ma qui adesso queste cose le valuteremo. Vedremo anche se maschio e femmina. Va bene, ok, adesso ci manca Saba. Dai. Come? Oi. Dai, non fare vedere che sei così disperato, che poi la gente ci crede. Buonasera. Ha qualcosa da dire in merito a questa novità? Sono emozionato. Io a parte sono emozionato? Devo ancora realizzare. Ecco, infatti bisogna dire questo. Gli ultimi anni sto facendo fatica a realizzare le cose. Le situazioni. Cioè, Saba deve ancora realizzare, ragazzi. Come possiamo fare a fare realizzare Saba? Troviamo un modo per farlo realizzare. Scrivetelo nei commenti. Però è vero che manca la femmina. Femmina. Però un altro maschio non ti dispiacerebbe. Sì. Come? Opterei per un maschio. No, giura, è vero. Dei due il maschio. Sì. No, ragazzi. No, in questo momento ci vuole un po' di patate. Allora. Maschio regna. Sì. Un po' di patate. Maschio alfa. Hai ragione, allora anch'io, anche a me piacerebbe una femmina perché non l'ho avuta, semplicemente per quello, però non ho questa grossa... Comunque no, io non ho veramente, non ho tanto, cioè non ho questa forte esigenza, ecco, infatti io amo essere mamma di figli maschi, però dato che i miei maschietti ce li ho, dai Ale! No, io voglio una patata nella Abbiamo capito. Diciamo ok. Aspettate che siamo esperti sui maschi. Solo se? Esatto. Mi dai 50 euro. Coglierà un po' impreparati invece se fosse femmina. Dai. Però sì, io non saprei neanche vestirla una femmina. Io non sono geloso. Dai. Io non saprei neanche vestirla una femmina, ragazzi. Io non sono pettinarla, buono. Pettino io. Faccio diventare. No, Saba non la farebbe vicino a una femmina. Allora, la prima bambina che ha un anno sarà già drip. Sì, ti faccio diventare io. Vabbè, questo era un video veramente. Proprio. Casareccio. Con le prime impressioni di tutto quello che è accaduto. Abbiamo voluto condividere. Sono svenuto, però. Sono dettagli. Non è vero. Ok. E niente, qua c'è anche Joy, quindi saluto. Lo sapevamo, cioè, la patatina. Ecco la patata, noi ce l'abbiamo la patata. Sì, e niente. Basta caramelle. E raga, niente, noi ci aggiorniamo, che dire. Seguiteci, continuate a seguirci. Non vedo l'ora di pulire i pannolini col meconio. Io mi trovo a pulire i pannolini col meconio. Oh ragazzi, la chiudo così. Non vedo l'ora. Ciao raga. Io non vedo l'ora di vedere un bambino che si smerda fino alla schiena. Ciao ragazzi. Cambi te il pannolino però. No.